Pronto Vaticano? Sì, pronto, buongiorno. Vorrei parlare con l'ufficio di Padre Lombardi, gentilmente. Quale padre Lombardo? Pronto? Sì, pronto? Ma quale Lombardi? Padre Lombardi là? Padre Lombardi, Sala stampa? portavoce di sta... Sì, sala stampa, grazie. Sala stampa? Sì, grazie. Sì, pronto, sala stampa? Sì, Sì, buongiorno. buongiorno, sono Francesco Zanardi, avevo chiamato prima, avevo parlato con un suo collega per riuscire a contattare la segreteria di Stato Vaticana, mi avevano detto di richiamare tua nonetta. Aspetti un attimo, ma lei che cosa desiderava dalla Segreteria di Stato? Per chi lavora intanto? Io sono dell'associazione L'Abuso per gli abusi, per i crimini sessuali, della pedofilia nel clero. Avevamo chiesto udienza al Santo Padre, adesso questa mattina appunto mi hanno detto di chiamare prima l'Ufficio di Stato Vaticano e poi mi hanno detto di richiamare Padre Lombardi, col quale mi ero sentito ieri. Io ho lasciato appunti a un Lei segretario. com'era, che cosa aveva detto con padre Lombardi ieri? Aveva preso degli accordi? Che cosa? Padre Lombardi ieri mi aveva detto di chiamare l'Ufficio di Stato Vaticano, la Segreteria di Stato Vaticana. E il problema è che poi il centralino non mi passa la La segreteria Segreteria di di Stato, in Stato? quanto non ho, a parte Padre Lombardi, altro interlocutore, o almeno io ho Aspetta un avuto attimo. udienza con. You are waiting to be connected to the desired extension. Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. You are waiting to be connected to the desired extension. Pronto? Sì, pronto? Salve, buongiorno. Sì, buongiorno. Guardi, mi attenda solo un attimo, Sì, certo, grazie. grazie. You are waiting to be connected to the desired extension. Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. You are waiting to be connected to the desired extension. Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. You are waiting to be connected to the desired extension. Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. You are waiting to be connected to the desired extension. Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. You are waiting to be connected to the desired extension. Pronto? Sì. Ecco, guardi, sì, ho parlato velocemente con padre Lombardi perché sta ricevendo delle persone per una conferenza stampa. Sì. Non so, la posso aiutare? Lui in questo momento dice, oltre a quello che vi siete detti ieri, non ha nient'altro da aggiungere. Sì, io dovrei però appunto, vorrei sapere solo come contattare l'ufficio di Stato, ecco, nel senso come, o come parlare con qualcheduno. Io ho già parlato in una riunione privata a Genova con Sua Eccellenza Angelo Bagnasco nel maggio scorso e abbiamo già discusso di queste situazioni. Ecco, adesso siccome ci sono diciamo delle novità, in quanto vabbè, purtroppo io abito in un appartamento di proprietà della Chiesa e sembrerebbe che il vescovo di Savona, Vittorio Lupi, stia agendo di testa sua, nel senso ha commesso dei gravi illeciti, ovvero ha sfrattato senza motivo il sottoscritto di casa, ha estorto a un sacerdote, Don Carlo Rebagliati, siero positivo e costretto a dialisi, le dimissioni.
e volevamo parlare direttamente col Santo Padre. Io ho già avvisato il Santo Padre tramite raccomandata circa un mese fa, è stata ricevuta perché mi è ritornata dalla segreteria di Stato Vaticano la conferma, ecco. Guardi, Padre Lombardi, per questo diciamo che non è forse la persona più... Certo, certo, sì, questo l'avevo compreso. Volevo solo sapere come poter avere un contatto, siccome io sono partito da Savona, cioè da 572 km a piedi per questo pellegrinaggio, il Papa appunto è informato di questa cosa, io arriverò a Roma... E allora guardi, l'unica è... niente, cioè se lei ha già inviato qualcosa in segreteria di Stato è attendere o una loro risposta oppure contattare nuovamente... Purtroppo guardi, sono 2 anni che mandiamo raccomandate alla segreteria di Stato, ma non abbiamo mai avuto alcuna risposta, ritengo che non arrivi nemmeno questa volta, ecco, vorrei solo parlare telefonicamente per capire cosa fare quando arrivo a Roma, io sono ancora, al momento sono a Grosseto, continuo il mio pellegrinaggio a piedi, ci sono altre vittime con me, non chiediamo di essere tutti ricevuti naturalmente, è sufficiente che Sua Santità riceva me, ecco, soprattutto anche alla luce di ciò che ha detto a Berlino, insomma, sì, apprezziamo certo. Tutto quello che il Papa sta facendo, noi a differenza di altre associazioni, per carità, non vogliamo prendere né di petto la Chiesa, purtroppo voi sapete benissimo che le altre associazioni internazionali invece diciamo, hanno dichiarato guerra, non vogliono neanche interloquire con Sua Santità, ecco, a noi questo sembra... non sembra certo, logico, certo. Ecco. Guardi, io sinceramente proprio in termini pratici, perché capisco il suo... in realtà oltre questo non saprei proprio come... cioè la via... Cioè non esiste un modo per parlare con la segreteria di Stato Vaticano, mi sta dicendo? Guardi, tramite i canali... Io non so, lei col Cardinal Bagnasco come eravate rimasti? Ma io ero stato chiamato dal segretario di Sua Eccellenza che mi ha ricevuto in tempi anche abbastanza ridotti, ecco, nel senso in pochi giorni avevo avuto udienza con Sua Eccellenza, che tra l'altro ho visto 2 sabati fa nella parrocchia di Don Seppia, ecco, a Genova. Non ci siamo parlati, sì, non ho voluto disturbare, ma... Qui purtroppo Padre Lombardi non sa proprio come... No, ma questo lo sapevo, io sono ritornato a Padre Lombardi in quanto, le dico, perché non riuscivo a contattare la segreteria di Stato. Io conosco, anche perché è stato il mio ex vescovo, Monsignor Calcagno, l'attuale presidente dell'APSA, lui mi conosce molto bene, ho lavorato al suo fianco per 5 anni circa, quindi sì. Mi conosce, io chiedo solo di riuscire a contattare, a parlare con qualche uno, anche con Don Domenico, è sufficiente secondo me. E allora guardi, provi a richiamare, se lei conosce bene Don Domenico, le do il numero del... lei l'ha fatto probabilmente, il numero del centralino Vaticano. Sì, io ho il numero del centralino Vaticano, ho anche un numero di interno, aspetti, che le dico che dovrebbe essere proprio di Don Domenico, aspetti un attimino, così almeno magari mi conferma se quello... aspetti. Ma guardi, basta fare il centralino e glielo passano, eh. Va bene, allora faccio il centralino. Tranquillamente glielo passano. Va bene. Sì. La ringrazio. Va bene. Di niente, si figura. Salve, buona giornata. Benissimo, riproviamo. Sì, pronto, buongiorno, sono di nuovo io. Ho parlato con la segreteria di Padre Lombardi, mi dicono di farmi passare Monsignor Domenico Calcagno, l'attuale presidente dell'APSA. Le dica, sono Zanardi Francesco, lui mi conosce anche molto bene. Sì, grazie. Telefoni Vaticani. Vi preghiamo di attendere. Grazie. Vatican Telephones. Please hold on. Thank you. Telefoni Vaticani. Vi preghiamo di attendere. Grazie. Vatican Telephones. Please hold on.
Pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Francesco Zanardi, voglio parlare con Domenico Calcagno. Non c'è, è fuori, è già finito il suo orario. Ah, quando posso chiamarlo senza disturbarlo sul cellulare? Martedì o mercoledì della settimana prossima in ufficio. Ah, allora niente, lo chiamo un attimo sul cellulare, che forse perché avevo bisogno di parlargli abbastanza urgentemente. Posso dire anche a lei, eventualmente, io avevo necessità di parlare con la segreteria di Stato Vaticana, però se non, a quanto pare, se non ho un interlocutore non è possibile passarmela, ecco, io non so se esiste qualche altra via. Senta Sua Eccellenza, allora. Prego? Senta Sua Eccellenza se può far qualcosa. Certo, certo, chiamo un attimo allora lui sul cellulare, la ringrazio moltissimo. Va bene, arrivederci. Salve. Certo che sono dei bei paraculi questi, eh? Allora andiamo a cercare il numero di telefono di Domenico Calcagno a questo punto. Allora, Calcagno. Monsignor, eccolo qua, allora, Vescovo Domenico Calcagno, bene. Pronto? No. Allora, riproviamo. Vodafone, messaggio gratuito. Il telefono della persona chiamata potrebbe essere spento o non raggiungibile. La preghiamo di riprovare più tardi. Grazie. Bene. Vodafone, free message. The telephone you're dialing could be switched off or out of reach. Benissimo, non ci arrendiamo, eh? Siccome abbiamo anche il numero che dovrebbe essere il numero dell'appartamento di Domenico Calcagno, l'appartamento naturalmente in Vaticano, chiamiamo direttamente questo 06. E vediamo cosa succede. Vodafone messaggio gratuito. Il numero selezionato è inesistente o momentaneamente non disponibile. Se desidera informazioni sui numeri di telefono, chiami l'89 2000. Vodafone, this is a free message. The number you have dialed is either incorrect or currently. Beh, questo è molto strano perché non è un telefono della Vodafone, almeno è uno 06. Ma. Eh sì, è uno 06, riproviamo, forse ho sbagliato il numero io. Allora 0. Aspetta, fa così. Allora 06. Benissimo, vediamo qua chi risponde, eh? Poi ne abbiamo ancora uno. Oh, suona. Sì? Sì, pronto, c'è Don Domenico? No, è ancora in ufficio. È ancora in ufficio? Ah, perché ho chiamato in ufficio, mi hanno detto che ha già smesso il suo orario. Ma ha cambiato il numero di cellulare, che le sappia, perché ho chiamato il cellulare da spento. No, che le sappia no. È sempre solito. Sempre uguale. Va bene, allora può darsi lo abbia spento, li chiamo più tardi, grazie, molto gentile. Questa è l'abitazione, né? Ho mica disturbato in casa. Pronto?